L'ultima sezione del libro è dedicata alle scale pentatoniche e alla scala blues. Probabilmente sono le scale più conosciute fra i chitarristi perché tecnicamente si sposano molto bene con la chitarra. Le posizioni che in genere si fanno hanno due note per corda. E di conseguenza questa cosa è molto, tra virgolette, chitarristica, quindi tecnicamente è abbastanza facile ricordarsele ed eseguirle sulla chitarra. Le scale pentatoniche derivano dalla scala maggiore. Se pensiamo alla scala pentatonica di Do maggiore, non dovremmo far altro che togliere dalla scala maggiore il Fa e il Si, ed è per questo che si chiama scala pentatonica. Penta vuol dire 5, quindi è una scala di 5 note. Quindi non avremo questa qui, ovvero la prima posizione della scala maggiore, ma avremo questa scala senza il Fa, senza la nota Fa e senza la nota Si. Di conseguenza anche questa, come vedi nel capitolo 4.10, ha 5 diteggiature, proprio perché andremo a sfruttare gli stessi box della scala maggiore. La scala blues è una variante della scala pentatonica, perché non dovremmo far altro che aggiungere la cosiddetta blue note, ovvero l'undicesima aumentata o la quarta aumentata. In genere la scala blues viene vista come una scala minore, e se prendiamo una delle posizioni più utilizzate dai chitarristi, che è questa, non dovremmo far altro che aggiungere a questa diteggiatura appunto la cosiddetta blue note, ovvero. Per studiare la scala blues non dovremmo far altro che trasportare gli stessi esercizi che abbiamo visto nel capitolo delle scale. Il primo esercizio, infatti, nel capitolo 4.12 è quello di memorizzare le posizioni della scala pentatonica suonandole cromaticamente lungo la tastiera. Come per la scala maggiore, se prendiamo la prima posizione della pentatonica non dovremmo far altro che trasportarla di tasto in tasto in avanti. E così con tutte le altre diteggiature. Una volta memorizzate queste diteggiature, come richiede l'esercizio 2 del capitolo 4.12, non dovrai far altro che trasportare queste diteggiature in tutte le tonalità. Come abbiamo visto nel capitolo delle scale, quindi attraverso la tonica che io trovo sulla quinta corda, in questo caso, se prendiamo la prima posizione, non dovrò far altro che far combaciare questa nota con la tonalità in questione. Se io nel terzo tasto ho Do maggiore, pentatonica di Do maggiore o La minore, questa stessa scala io l'avrò sul decimo tasto nella tonalità di Sol maggiore. Un esercizio molto utile, appunto l'esercizio 3 del capitolo 4.12, è quello di applicare a queste scale i ritmi che abbiamo visto nel capitolo 1.6. Se prendiamo ad esempio il secondo ritmo, ovvero la semi-minima, pausa di un ottavo e croma, non dovremmo fare altro che diteggiare la scala con questa figurazione ritmica, ovviamente avvalendoci sempre del metronomo. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 4, invece, come vediamo scritto, dobbiamo applicare i pattern del capitolo invece 4.5. Ovviamente questa non essendo una scala maggiore, questi pattern dobbiamo riadattarli. Prendiamo ad esempio la terza riga, cioè il terzo pattern. Come vediamo, questo pattern in tre quarti si sposa bene con la scala pentatonica. In questo caso, come vediamo, è scritto Do, Re, Mi, poi Re, Mi, Fa. Vuol dire che dobbiamo partire sempre da una nota precedente della scala. Quindi in questo caso io avrò Sol, La, Do, e poi dovrò fare La, Do, Re. Quindi ovviamente questi pattern bisogna riadattarli poi alla scala pentatonica o scala blues. 1, 2, 3, 4.
L'ultimo esercizio, l'esercizio 5, è probabilmente l'esercizio più divertente ed è quello di improvvisare sulle strutture blues maggiori o minori con la scala pentatonica e la scala blues.